Ciao a tutti, eccoci arrivati al tema delle variazioni operanove di Sol. Allora, no, sì. Il tema è qua. Allora, nelle prime righe, questo. Si ricomincia di nuovo. Allora, c'è qualcuno che all'inizio non fa questo, non fa, ok? Perché lo aggiunge la seconda volta. Va bene, ok? Quindi è una cosa che si può fare, anzi, la ripetizione, se viene abbellita, è ancora meglio, no? Se invece vi va, potete suonarla sempre, ok? A me piace personalmente, quindi me la suono sempre. Questo Sol, La, Si, La, suono il Sol diesis e poi strappo sul La, poi Sol, Fa, attenzione, farlo a tempo, poi a battuta 4 c'è questo Sol, questo Fa doppio diesis. Ricordate che nell'introduzione vi avevo parlato di questo Fa doppio diesis. Adesso ve lo trovo. La coda è stata messa, eccolo qua. La prima versione, la prima variazione è stata omessa e le altre disposte in un ordine diverso. La coda è stata omessa e il Fa doppio diesis, quindi si riferisce a questo Fa doppio diesis, è stato cambiato con un La. Ok? Mentre in realtà, appunto, nella versione originale o pseudo originale, c'è questo passaggio. Poi scriviamo. Ok, e io qui cambio di atteggiatura, mentre prima facevo per la mia mano sinistra indice medio. Quando arrivo lì faccio questo e poi cambio e utilizzo medio anulare. Ripeto, so che l'anulare non era utilizzato da Sor, però mi serve, utilizzo l'anulare perché a battuta 7, okay, abbiamo un passaggio che adesso che fra poco vediamo e mi serve avere a medio anulare. Arriviamo prima a battuta 6. Allora, in questo passaggio, Si, La, Sol diesis, La, ok, vorrei farvi vedere dietro, cioè. Non vado a spostare il pollice, poi per forza, ok? Ma non vado a spostare il pollice. Questo perché anni fa, facendo un corso con Beppe Gambetta a Genova, ci raccontò di aver preso, di essere andato a parlare con uno dei discendenti della scuola di Paganini. E lui diceva che uno dei segreti della tecnica di Paganini era il fatto che lui metteva il pollice al centro del manico del violino, quindi stiamo parlando di uno strumento molto piccolo, e poi si spostava con la mano avanti e indietro, no? Io li trovo che spostare il pollice, è vero che il pollice deve sempre seguire il medio, però il movimento è talmente rapido che il pollice va tenuto fermo, quindi, e poi la mano ritorna sempre alla stessa posizione, quindi poi invece devo spostare. Ok, attenzione, quando arriviamo su questo Do diesis e La, dobbiamo stoppare il basso di La con il pollice. Quindi. Ok, poi io prendo con il 2-4 questo La Fa diesis, perché poi mi sposto indietro, faccio Sol diesis Mi e
Eccolo qua, che ecco qua il motivo per cui mi serve utilizzare il medio anulare, perché io faccio sol diesis mi e poi si a vuoto, perché tanti fanno così, okay, legando tutto, ma in realtà il tema sta facendo sol sol fa fa mi, e poi c'è un si basso che fa un quarto, si un si ci sono, c'è una voce interna che fa mi si mi si la si la si sol si su, ok, però è mi si mi si, ok, non è mi legato in questo modo. Vero anche che i chitarristi tendono a legare molto, però ripeto, per essere forse più coerente con il valore delle note che sono indicate, io faccio in questo modo: medio anulare, poi si con l'indice, quindi corda vuota, e poi mi sposto indietro. Ok, poi si ripete tutta da capo e prosegue in questo modo. Sempre fa doppio diesis. Poi abbiamo questo passaggio battuto 11. Qualcuno questo re diesis sì, lo suona così, forse anche nella revisione di Segovia era indicato in quel modo lì, che va bene uguale, cioè sempre la musica la parte importante, però Sor nello suo studio, nel metodo indicato per lo studio delle seste, secondo me non l'avrebbe mai fatto qui, cioè avrebbe fatto questo modo. Poi proseguiamo questo accordo re sol diesis e si, poi battuta 14, ricordatevi qua sul finale, ok, sul finale di sto pare là, poi stessa posizione di prima, quindi medio anulare. Qua 18 19 uguale, ecco, io qui faccio una sorta di crescendo, faccio sol la si, poi piano crescendo, battuta 22, abbiamo un accordo di 4 note e secondo quello che è scritto sul metodo di Sor, lui probabilmente l'avrebbe suonato con indice medio sulle prime due corde in questo modo. Ho visto che anche, adesso non mi ricordo se David Russell forse in una registrazione fa così, cioè suona, sgrana questo accordo, arpeggia questo accordo. A stoppare, ok? Quindi qua faccio sempre, poi sol diesis la, sì, e poi 1-2. E poi finale, ok, siamo arrivati alla fine del tema, proseguiamo con la prima variazione. Se vi è piaciuto questo video, like, campanella, grazie a tutti, grazie, ciao ciao ciao.